Questa mattina il Comune di Capaccio ospita un convegno sulle società partecipate al quale parteciperanno esperti di settore. Capaccio ha un'esperienza importante, se lei ci delinea qualche traccia in sintesi dell'esperienza di Capaccio nel settore delle partecipate, anche perché credo che il caso Capaccio con la società, la liquidazione e poi diciamo, la sua rimessa in funzione abbia fatto scuola in ambito regionale. Ecco, diciamo che questa mattina noi è un appuntamento importante perché abbiamo sicuramente come Comune di Capaccio, Pestum, e come funzionari apicali per quanto riguarda i tributi e anche l'area diciamo, tecnica, se la segreteria e lo staff del sindaco, abbiamo molto da dire. Abbiamo da dire perché dopo un anno e mezzo abbiamo sicuramente noi con la vecchia società in house che è la Capaccio Pestum Servizi fatto un egregio lavoro di chiusura e di messa a posto diciamo, dal punto di vista finanziario di questa società e devo ringraziare pubblicamente l'avvocato Rosario Catarozzi perché grazie alla sua alta professionalità ha saputo traghettare questa società in house che è la Capaccio Pestum Servizi dove il socio unico era solo il Comune di Capaccio, verso la Sele Calore Multiservizi, che è una società uguale in house, soltanto che adesso abbiamo ed ha la Sele Calore un bacino di utenza di oltre 30.000 abitanti, grazie alla cooperazione con i comuni di Castel San Lorenzo, Albanella e Felitto, per cui la società in house oggi serve oltre 30.000 abitanti. Grazie anche all'avvocato Catarozzi e tutto lo staff del sindaco e della segreteria, al dottore Vertullo. Poi l'azienda speciale che è la Paistom, in questo momento è attiva e è attiva come diciamo, prevede lo statuto e il regolamento per quanto riguarda servizi sociali e servizi alle persone. Avrà da fare qualche domanda specifica al legislatore o qualche richiesta in ordine a eventuali modifiche che lei ritiene di poter proporre per dare la possibilità agli enti di avere meno lacci e meno impedimenti? Abbiamo visto tutti questi vincoli, patto di stabilità, spending review. Ci sono stati degli impatti sui servizi locali o a Capaccio il modello che lei diceva ha consentito di mantenere inalterati i servizi pur diciamo, nell'equilibrio economico e finanziario? Allora, sicuramente a Capaccio abbiamo la funzionalità piena della Sele Calore Multiservizi e della Paisom, però indubbiamente gli impedimenti, i condizionamenti burocratici della spending review, del patto di stabilità pesano come e sono, diciamo così, pendono sulla testa dei comuni come una spada di Damocle. È chiaro che oggi sarà un'occasione importante, visto che al tavolo della presidenza di questo convegno abbiamo dei professori universitari di fama nazionale, oserei dire anche internazionale, per quanto riguarda queste problematiche. Noi vogliamo cercare, e sicuramente capiremo dopo questo convegno, di più se i comuni possono tramite le società in house e le aziende speciali dare più servizi ai cittadini, dare dei servizi più veloci e senza perdere tempo tra le pieghe di una burocrazia che molte volte impedisce letteralmente di governare un paese come Capaccio Pestum. Lei è tra i relatori del convegno sulle partecipate, credo che il suo tema sia quello più importante e quello che più interessa, soprattutto dal punto di vista diciamo, degli enti locali. Finanza, controlli, un sistema in evoluzione, che pesa, diceva il sindaco di Capaccio Pestum, a volte come un macigno sull'efficacia dei servizi. Lei cosa ci dice? Certo, il problema è fissare per bene gli obiettivi per poter effettuare il controllo. È la fase più delicata e difficile perché fissando gli obiettivi e assegnandoli alla società realmente si riesce a mettere in piedi un sistema di efficienza, efficacia, economicità. È chiaro che economicità per quanto riguarda le società pubbliche, almeno quelle strumentali, è un poco difficile trattarla come una
una società privatistica che ha lo scopo quello economico, quindi per l'economicità diciamo che è più il buon andamento che va valutato, cioè se la società è in grado di poter assicurare i servizi con le risorse, le poche risorse disponibili che gli vengono affidate. E chiaramente tutto quello che fa è dimostrare di riuscire a realizzare l'obiettivo senza portare problemi all'ente. I controlli che devono attivare i responsabili sono proprio quelli di assicurare che l'impatto sul bilancio dell'ente non sia negativo, cioè non sia una sorpresa alla fine dell'anno che potrebbe squilibrare la gestione. E sono una serie di adempimenti che colpiscono sia i responsabili dei servizi, il responsabile finanziario, i revisori dei conti, e dove la società ha l'organo di revisione anche per loro c'è una serie di adempimenti molto difficili da riempire. Però ripeto, se non viene costruito da parte dell'ente un sistema di controllo sugli obiettivi, è chiaro che alla fine non si saprà solo alla fine che cosa succede nella gestione della società. Ad una persona che ha la sua esperienza ci si può permettere di fare una domanda diretta: lei è per la esternalizzazione attraverso il sistema degli appalti o vede con favore il sistema delle società in house? Allora, io vedo, diciamo che l'appalto è un obbligo imposto dal legislatore, perché con le limitazioni delle spese e delle assunzioni è chiaro che la scelta va per forza all'esternalizzazione del servizio. È chiaro che la scelta fra l'house e la società in appalto, se valutiamo il fine economico, la convenienza non c'è nell'affidamento all'esterno, perché i contratti nazionali di lavoro sono molto più esosi rispetto ai contratti multiservizio che utilizza la società in house. Anche lei presente al tavolo del convegno questa mattina con un argomento importantissimo che tocca gli enti locali, tocca i cittadini, tocca soprattutto anche i funzionari degli enti locali che sono chiamati a governare, insomma, questo processo. Il suo tema di fatti riguarderà i rapporti, diciamo così, con la normativa, con l'attività degli enti locali, in particolar modo la nuova legge di stabilità. Difatti, quali novità ha introdotto la legge di stabilità? Dunque, premesso che la normativa sui servizi pubblici locali è una normativa estesa, stratificata nel corso del tempo e qualche volta confusionaria e anche incoerente, la legge di stabilità 2014 si è posto l'obiettivo ambizioso di snellire la normativa vigente, intanto ampliando la pletora, diciamo, degli organismi partecipati a cui essa fa riferimento, quindi non soltanto più le società in house, ma tutti gli organismi partecipati, le istituzioni, le aziende speciali, le società direttamente o indirettamente controllate dagli enti locali e dalla pubblica amministrazione, ma soprattutto è un tentativo di uscire dai tagli lineari delle precedenti normative che si sono succedute nel tempo per puntare a una maggiore responsabilizzazione degli enti locali e per puntare, diciamo, a una sorta di premialità nei confronti degli organismi partecipati che si rivelano efficienti, efficaci ed economici. Quindi è un intervento normativo che è attuale ma già in corso di evoluzioni, perché c'è da aspettarsi un nuovo intervento normativo da parte del commissario Cottarelli che si occupa appunto del piano di revisione della spesa, che tuttavia rafforza il ruolo dell'ente socio e tenta premiare e di salvare dalla logica delle dismissioni delle partecipazioni quegli organismi che si rivelino efficaci ed efficienti, pur considerando l'impatto che questi ultimi hanno sui bilanci dell'ente, quindi in una visione sempre prudenziale dell'impatto che questi organismi che gestiscono servizi pubblici e quindi fondi pubblici hanno sui bilanci degli enti locali. Lei affronterà forse un tema delicatissimo, che è quello del problema del personale, dei costi, delle assunzioni, della mobilità. Ne può tracciare una sintesi del suo intervento?
Sì, allora diciamo che essenzialmente le novità che sono state introdotte dalla legge di stabilità riguardano l'estensione di quelli che sono i divieti, limiti, vincoli alle assunzioni anche alle aziende speciali ed alle istituzioni. Quindi c'è la sostituzione del comma 2 bis dell'articolo 18 decreto legge 112 del 2008. Che poi tra l'altro prevede anche non prevede più quell'automatismo di applicazione di tali limiti e di tali vincoli per quelle società partecipate a rilevanza economica. E per quanto attiene poi alla mobilità del personale, diciamo che quantomeno tra le società partecipate non è possibile effettuare mobilità tra le società partecipate e gli enti controllanti, ma sicuramente è possibile effettuare trasferimenti di personale tra le società controllate, a seconda chiaramente dei propri fabbisogni, sempre però previa supervisione dell'ente controllante. Quindi insomma un po' di novità, essenzialmente l'impianto legislativo rimane quello e le novità quindi sono appunto dettate dall'estensione dell'ambito di applicazione dei vincoli e dei limiti già previsti per le pubbliche amministrazioni e in più si dà di nuovo la possibilità alle società controllate di effettuare trasferimenti di personale tra le stesse. Poiché insomma questa possibilità era già stata prevista nel 2013 dal decreto legge 101 che però poi in sede di conversione ha praticamente stralciato questa parte. Quindi insomma novità importanti per le società controllate e sicuramente insomma, speriamo che diano i loro frutti. Così come gli enti di riferimento, anche le società insomma, sono soggette a un vincolo relativamente alla spesa del personale. Quali sono questi vincoli fondamentalmente? Allora, i vincoli sono quelli, appunto, come detto, previsti già per le pubbliche amministrazioni, e cioè il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia forma contrattuale nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale sia superiore al 50% delle spese correnti. Quindi il vincolo si estende anche alle società, appunto, partecipate. E in più vi è assoluto divieto di procedere ad assunzioni nel momento in cui non si può procedere ad assunzioni, o meglio, si può assumere personale solo nel limite del 40% delle cessazioni dell'anno precedente. Quindi vincoli stringenti anche per le società partecipate. Appunto degli enti locali. La sua presenza qui dà qualità, soprattutto abbiamo visto una sigla che ha destato la curiosità di tutti, MPA. Che cos'è? Da quanto tempo l'università ha prospettato questa nuova offerta che è senz'altro interessante e quale finalità e soprattutto in che rapporto può stare l'MPA con gli enti locali? Beh, MPA è un'iniziativa che parte da lontano, parte da un impegno del professore Mele, del gruppo del professore Mele che da anni all'interno dell'Università di Salerno si occupa di temi legati al public management. Il master è arrivato adesso alla sua 8ª edizione, stiamo adesso avviando la promozione per la nona edizione che partirà in autunno. E quindi è un progetto dalle radici antiche che però si rinnova nel tempo e che si rinnova con una particolare attenzione alle problematiche degli enti locali e quindi tutti i temi che riguardano il miglioramento dei servizi della pubblica amministrazione e oggi quello che è il tema delle città intelligenti, della capacità di innovare nei servizi pubblici è un tema centrale nel quale noi pensiamo come master e come gruppo, comitato scientifico e gruppo di docenti di poter dire e poter dare un supporto importante agli enti locali. Ok, senta, ci saranno altre iniziative, abbiamo visto e abbiamo partecipato anche a un altro convegno dell'università. Sappiamo che ci sono importanti professionalità che frequentano il master.
il rapporto invece del master con gli enti locali, o meglio il rapporto università-enti locali, il momento nel quale agli enti locali è richiesto di aumentare le loro competenze, le loro professionalità, il loro specialismo nelle attività gestionali. È un rapporto che deve essere sempre più stretto. Noi lo abbiamo ben presente, ovviamente, l'importanza del rapporto con gli enti locali, e ovviamente trattando di public manager noi guardiamo ovviamente ai giovani che vogliono prepararsi a lavorare con e per le amministrazioni pubbliche, ma guardiamo anche al capitale umano e soprattutto, direi proprio storicamente, questa è l'esperienza, la storia del master, guardiamo al capitale umano che c'è oggi nella pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione che fa parte del nostro territorio, perché noi vogliamo contribuire in qualche modo a fare un lavoro con loro. Nell'ambito del master noi abbiamo ovviamente una serie di iniziative attraverso le quali concretamente noi ci mettiamo al servizio degli enti locali. Lei ha accennato un importante convegno che abbiamo tenuto poche settimane fa sul tema delle città intelligenti e quindi su come l'innovazione tecnologica, in particolare quelle che nasce nel mondo dell'ICT, può supportare, può rappresentare veramente un punto di svolta nella buona amministrazione. E quindi da questo punto di vista noi come Master abbiamo avviato una serie di iniziative che sono non solo di studio e di ricerca, che fa parte ovviamente del nostro portale, del nostro essere università, ma anche da un punto di vista di progetti concreti, di attività laboratoriali che noi vogliamo svolgere con e per gli enti locali, partendo da quelle che sono le capacità progettate dei nostri partecipanti. Il suo è uno degli interventi più attesi, perché questa è una materia che ha avuto delle riforme legislative recentissime. La legge di stabilità ha introdotto una serie di modifiche nel sistema, diciamo così, gestionale, nei controlli, e quindi credo che il suo, soprattutto per i sindaci e gli amministratori presenti, ve ne sono un bel po', sarà un intervento molto molto atteso. Lei appunto ha del materiale da svolgere, se può in sintesi dirci qualcosa in ordine alla nuova normativa e anche annunciare qualche nuovo parere, qualche nuova decisione della Corte dei Conti che potrà essere utile come parametro di riferimento agli amministratori e ai funzionari dei comuni. Sì, io ho selezionato le delibere più importanti dell'anno 2014 dopo la legge di stabilità, che ha portato notevoli modifiche al decreto legge 95/2012, che in un primo momento aveva un po' spaventato gli amministratori comunali, in quanto si prevedeva una cessazione al 31 dicembre 2013 delle partecipazioni societarie definite eterogenee, nel senso con un oggetto sociale avente più obiettivi. E in questo caso la legge di stabilità quindi ha azzerato la situazione, quindi ha evitato dei risvolti dal punto di vista occupazionale di notevole gravità, quando la cessazione di queste società partecipate avrebbe comportato quindi anche la mobilità del personale. Quindi la legge di stabilità in effetti ha prorogato al 2015-2017, ha previsto una serie di date per definire l'assetto societario degli organismi pubblici. Senz'altro con la legge di stabilità ci sono state delle importanti modifiche in tema di personale, quindi sono state previste la mobilità per il personale delle società partecipate, se ci saranno delle dismissioni nel corso degli anni, e soprattutto si è cercato di ricollegarsi alla logica anche del decreto legge 174 del 2012, che ha rafforzato il controllo presso i controlli interni degli enti locali, ha attribuito nuove competenze anche alle sezioni regionali di controllo per quanto riguarda l'aspetto delle società partecipate, e quindi si è cercato di creare questo filo conduttore comune per contenere la spesa, in quanto le società pubbliche in passato hanno contribuito in maniera purtroppo molto grave a questo dissesto finanziario di comuni anche importanti, non solo della regione Campania ma in tutta Italia. Quindi per arginare questo fenomeno di continuo debito accumulato dalle cattiva gestione, purtroppo in alcuni casi, delle società partecipate, si è cercato di porre rimedio, e quindi si terrà, anche le sezioni regionali di controllo terranno particolarmente in conto le risultanze debitorie delle società partecipate nell'attività di monitoraggio che viene svolta quotidianamente dal 2006 sugli enti locali, e in particolare ci sarà questa
attenzione per le società partecipate. E ci sono anche, ho selezionato le ultime delibere della sezione Lombardia, della sezione Liguria, in tema di trasporto pubblico locale, in tema anche di personale per quanto riguarda i vincoli assunzionali, e soprattutto il dato proprio in sintesi che emerge da queste delibere è che dopo la legge di stabilità si ritorna in applicazione del decreto Bersani, quindi saranno ammissibili le società che svolgeranno attività esclusivamente nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, di riferimento. Quindi si cercherà di attuare al pieno l'indirizzo del diritto comunitario, quindi di evitare ingerenze nell'ambito economico di società pubbliche. Quindi la pubblica amministrazione dovrà assumere un atteggiamento meno vincolante nei confronti dell'economia, quindi un intervento ridotto della pubblica amministrazione, in quanto ci sarà la prevalenza di queste società che svolgeranno funzioni esclusivamente per motivi anche nell'ottica del contenimento dei costi nei confronti dell'amministrazione stessa. Quindi la novità più evidente dopo la legge di stabilità e anche in seguito all'esame di queste delibere che poi vedremo nel corso del convegno è proprio questa. Una importante novità riguarda il sistema con il quale oggi gli enti locali devono predisporre, in caso di eventuali perdite delle società partecipate, i famosi accantonamenti. Ne può dare un cenno in sintesi di questo nuovo istituto previsto appunto dalla legge di stabilità? Sì, gli accantonamenti servono proprio ad evitare questa situazione debitoria poi delle amministrazioni, in quanto in passato si è stato verificato dal legislatore ma anche dalle sezioni di controllo che ci sono stati dei debiti poi enormi da parte delle società partecipate che hanno inciso e hanno finito per condizionare in maniera decisiva anche la politica dell'amministrazione. Quindi nel corso ogni anno le società partecipate dovranno prevedere degli accantonamenti proprio per far fronte ad eventuali perdite, in modo da tenere salvaguardato il patrimonio anche dell'amministrazione. Questo è fondamentale proprio per evitare un effetto sorpresa a distanza di anni, perché sappiamo che i controlli poi si svolgono semmai negli esercizi finanziari successivi e quindi ci si ritrova di fronte a queste amare sorprese.